would you be if you had given to protection? Carissimi amici, qua il solito Don Chisciotte e i suoi mulini a vento. Stasera l'argomento è consono al vento e ai mulini che si muovono, perché parleremo di ambiente. E stiamo aspettando il nostro carissimo Ugo di Bari e speriamo che si faccia vivo al più presto, perché per l'argomento che trattiamo questa sera è certamente una colonna portante della nostra discussione, essendo un pneumologo e quindi uno studioso di tutte le malattie che riguardano i nostri polmoni, che sappiamo che in massima parte le malattie dei nostri polmoni sono legate strettamente all'ambiente e al suo inquinamento. Mi ha fatto così pensare a questo argomento il fatto che dal 10 al 12 giugno di quest'anno a Bologna ospiterà il G7 dell'ambiente, proprio per ritornare, come hanno già fatto tantissime volte, e io voglio essere cattivo senza nessun risultato positivo, i grandi della terra, per discutere di questa apocalisse che si profila all'orizzonte, dovuta all'inquinamento e più che altro dovuto alla male manutenzione del nostro ambiente e del mondo stesso, perché dato che noi siamo ospiti su questo pianeta, distruggendolo noi distruggiamo noi stessi. Non è che sia un calcolo probabilistico, è un calcolo reale. Noi moriremo indubbiamente per inquinamento, e come già, e io mi riallaccio sempre in questi discorsi alla mia passione per i film di fantascienza, e lo vediamo già in moltissimi film dell'ultima generazione. E l'inquinamento è uno dei motivi di distruzione dell'ambiente, distruzione stessa dell'uomo, a causa di malattie, a causa di atroci situazioni dell'aria, dell'acqua e di quanto noi utilizziamo per vivere. Ma quando è che nasce l'inquinamento? Questa è una cosa che sono andato a cercare, perché indubbiamente sappiamo che fino all'Ottocento l'inquinamento non era presente nell'aria, o perlomeno era presente in maniera molto limitata. L'inquinamento nasce quando l'uomo ha deciso di utilizzare per le industrie, per il riscaldamento, per qualsiasi cosa in cui serviva l'energia, delle materie non riproducibili. Usando quali sono? Sono quelle derivate dal carbone, derivate dal petrolio, cioè tutto quello che sta sotto la nostra terra, sotto i nostri piedi, e si è formato nei secoli e nei millenni per l'interramento di scusate, ma un attimo solo, perché e quindi dicevamo, l'uomo quando ha cominciato a utilizzare delle fonti energetiche non rinnovabili, e questo è un discorso che noi sentiamo spesso fare in televisione, nei convegni, nei talk show che parlano di inquinamento, riusciamo abbiamo iniziato a inquinare la terra. Certamente prima
si utilizzavano la legna, si utilizzavano altre fonti di riscaldamento, ma al momento della rivoluzione industriale del fine dell'Ottocento le cose sono cambiate e venivano richieste per muovere le macchine, di creare il vapore e i treni e via discorrendo, dei prodotti che purtroppo nel loro utilizzo creano inquinamento. Quindi abbiamo cominciato a vedere, a uscire fumi velenosi dai camini delle fabbriche e quant'altro. Ma oltre al discorso dell'industria, l'inquinamento dell'aria è dato da altre cose. È la cosa che vediamo tutti i giorni uscendo di casa. Sono gli scarichi delle auto. I fumi tossici delle fabbriche fuoriescono dalle fabbriche, gli impianti di incenerimento che stanno aumentando notevolmente sia in Italia che negli altri paesi, rilasciano nel loro utilizzo dell'aria monossido di carbonio che è velenoso, cioè CO, azoto, ezolfo, benzene ed altri idrocarburi, e sono tutte sostanze altamente tossiche. Quindi immaginatevi voi in che condizione noi ci troviamo. Quindi il problema per poter abbattere questo inquinamento sta nel fatto di poter utilizzare per muovere l'industria, muovere le macchine e muovere tutti quegli apparati produttori di elettricità in maniera molto diversa, che no, innanzitutto che non sfruttino l'ambiente e che non producano quelle sostanze velenose di cui abbiamo parlato noi. Indubbiamente è una cosa difficile, perché ormai siamo entrati nell'ottica delle fonti energetiche non rinnovabili e non riusciamo assolutamente a comprendere come si può usare altre fonti di energia. Dobbiamo dire però, e qui spero prossimamente di portarvi un tecnico del fotovoltaico, diciamo che si sta molto utilizzando la forma fotovoltaica, che certamente è una forma di energia pulita essendo prodotta dal sole, e specialmente noi in Italia che abbiamo e siamo in una posizione estremamente vantaggiosa per sfruttare l'elemento solare, è molto importante e si cominciano a vedere per ora case con i tetti fotovoltaici per abbattere i costi dell'elettricità e anche l'uso di elettricità domestica, facendosela in proprio. Ma anche le fabbriche cominciano a utilizzare questa forma e non è difficile vedere, e mi è capitato anche qua vicino a Bologna, degli impianti fotovoltaici enormi, che sono ettari e ettari e ettari di cellule fotovoltaiche che lavorano in continuazione. Quindi il sole, che a differenza delle altre fonti che noi troviamo sottoterra, quindi come abbiamo detto il carbone, il petrolio, il gas,
il gas metano, che stiamo continuando a perforare in Emilia-Romagna, nel nord Italia, nella speranza di trovarlo in una quantità sufficiente per evitare l'acquisto dall'estero, e con questi mezzi riusciamo ad abbattere i costi e avere un prodotto in cui la terra non rischia nulla. Dopo ritorneremo al discorso sulle fonti non rinnovabili, perché anche a livello economico è un costo non rilevante e non molto rilevante. Ma quali sono gli inquinanti? Se noi parliamo di inquinamento atmosferico, esistono due tipi di inquinamenti, due fonti di inquinamenti. Sono le fonti naturali e le fonti antropiche. Queste due fonti comunque rilasciano sostanze chimiche gassose che alterano lo stato naturale dell'atmosfera terrestre. Come tutte le cose che sono, che la natura, diciamo, come si suol dire, madre natura gestisce, sono tutti in un perfetto equilibrio. Quindi la natura riesce autonomamente a produrre o a riprodurre sostanze che possono essere indebolite da un inquinamento medio-piccolo per ritornare ad avere un equilibrio standard della situazione dell'aria, dell'acqua e via discorrendo. Ma bisogna che questo equilibrio non sia distrutto da situazioni molto pesanti come sono quelle dell'industria. Quindi parlando di fonti naturali, le fonti naturali sono quelle che inquinamenti che non sono dovuti all'uomo. Quindi a questo punto l'uomo non ha colpa, e possono essere, e qui in Italia ce ne sono poche, eruzioni vulcaniche e fonti incendiarie, come possono essere gli incendi nei boschi, anche se purtroppo spesso accade, e lo sappiamo in tutte le stati, questo ritornello si ripresenta, ci troviamo fonti incendiarie dovute all'uomo, e sappiamo anche il perché: per creare in zone ad alto rimboschimento delle aree per le costruzioni, per utilizzo civile o industriale. E poi ci sono tutte i gas, gli allergeni che nascono dalla decomposizione dei composti organici, qui non ci possiamo fare nulla. Non parliamo un attimo del, come abbiamo accennato prima, gli inceneritori. Qua noi parliamo di decomposizione naturale degli organi degli animali, di corpi abbandonati e via discorrendo. Quindi anche in questo caso non è che sia una presenza rilevante a livello di inquinamento. Per quanto riguarda le altre fonti di inquinamento, quelle antropiche, si costituiscono in tutte quelle attività dell'uomo, da antropos, cioè da uomo, sono quelle prodotte
dall'uomo, dall'attività che fa l'uomo, sia attività personale, sia attività industriale. Per esempio, come abbiamo detto prima, l'inquinamento dell'aria per il traffico delle automobili, il riscaldamento domestico, anche quello è un forte prodotto inquinante, gas provenienti dalle industrie e dalle attività artigianali. Io penso che a livello di attività artigianali non sia molto elevato, quello delle industrie, specialmente le industrie metalmeccaniche, producono grossissimo inquinamento. Quindi, a livello di riconoscimento facile, indubbiamente abbiamo due: gli automobili e il riscaldamento. Infatti, lo Stato, i comuni e via discorrendo, combattono tutti gli anni all'arrivo dei primi freddi una battaglia enorme per poter limitare questi danni. Innanzitutto hanno inserito nei regolamenti comunali e anche a livello nazionale comunque delle date precise in cui i cittadini possono utilizzare i riscaldamenti, specialmente se sono riscaldamenti non autonomi ma condominiali o di gruppi. Di condomini, come succede adesso, quando la centrale termoelettrica serve interi, non dico paesi, ma comunque gruppi e quartieri di una città. Quindi, riuscendo, innanzitutto, come abbiamo detto, facendo partire e terminare il riscaldamento in periodi ben definiti ed ancor più si raccomandano di non alzare il livello di calore più di tanto, di stare intorno ai 17-18 gradi, 20 gradi al massimo, cosa che ha due risultati. Innanzitutto è molto più sano e secondo è meno inquinante. Altra cosa che possiamo dire in questo caso è che noi nelle nuove edilizia si utilizzano doppi vetri, finestre e porte in PVC con doppi vetri. Questo indubbiamente è una cosa utilissima perché in casa la dispersione di calore si riduce al massimo e quindi si può utilizzare meno calore e contenerlo in maniera più appropriata. Ma questa vedo che sia nelle nuove costruzioni, sia nell'ambito delle ristrutturazioni di appartamenti con i vetri tradizionali, si fa tranquillamente. Ma quali sono questi? Parlando in maniera più dettagliata, quali sono questi agenti chimici e gassosi dispersi nell'aria? Sono essenzialmente componenti, come abbiamo detto prima, i componenti dello zolfo, componenti dell'azoto e componenti del carbonio. E poi ci sono gli idrocarburi aromatici che sono prodotti dalla legna, dalla nappa e dal gasolio. Diciamo che gli idrocarburi sono quelli che maggiormente vengono utilizzati nel caso di riscaldamento domestico. La legna ormai,
viene utilizzata meno, anche se a dire la verità si sta spingendo in molte abitazioni che non hanno un riscaldamento centralizzato l'utilizzo dei pellets, di quelle stufe che utilizzano legna precompressa, e queste stufe poi vengono collegate sia al riscaldamento dell'acqua casalinga sia ai termo stessi dell'abitazione. È un sistema, anche se non molto economico, visto mi è capitato di guardare in certi magazzini il costo di queste stufe, che sembrano un po' le stufe della nostra nonna, quando l'unico sistema di riscaldamento, mi ricordo, quando ero piccolo, era la legna, e arrivava il legnaiolo, chiamiamolo così, a portare a casa le fascine di legna per la stufa. Adesso il rifornimento di legna credo che si faccia solamente per quelle ristoranti, pizzeria che non utilizzano il microonde. Avete qualche domanda, dato che sono purtroppo stasera rimasto da solo? Sei solo, caro Alfredo, ma devo dire, ti ho scritto, io direi di spezzare con un brano. Se... Va benissimo, sono ecco. Già le 25, ben no, volentieri. Potevamo mandare più brani, cose. Però volevo dire una cosa che non ho detto all'inizio a tutti gli amici che ci ascoltano, che questa trasmissione, come tutte le nostre trasmissioni in diretta, va a reti unificate, quindi stiamo andando in onda su Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto di Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Sagrareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Modena Noi Radio da Modena e Radio Valdichiana. Ovviamente siamo anche su Radio Science e Radio Science Classic. Per quanto riguarda la Web TV, siamo presenti su Facebook, sul canale Facebook Live Stream Dailymotion e sul nostro sito radiosites.it. Tutti gli amici che ci ascoltano possono comunque, volendo fare delle domande ad Alfredo, al nostro Don Chisciotte, possono scriverci sia nella chat lì su Facebook, la nostra pagina, oppure sul nostro sito radiosites.it o anche sui siti delle varie radie che fanno parte del network, perché la chat è unificata. Bene, caro Alfredo, io direi quasi quasi adesso di mandare un bel brano. Volevo mandare appunto un brano di una cantante, una rapper, ecco, che abbiamo avuto ieri sera alla trasmissione I Due Compari, si chiama Lady Jules, e il brano che farò ascoltare questa sera è Un Uomo Che Se Ne Va. Sai, attinente al fatto che se inquiniamo ce ne andremo tutti quanti. Hai ragione, è attinente alla serata. Io direi proprio così. Vabbè, purtroppo è l'essere umano che è fatto male. E vai col brano allora. Ok. Partito il brano. Un uomo che ne sa di quello che ti lascia. Lui passa, ti scassa, poi scansa e sorpassa. Tu in pancia c'è un'ascia e non basta una fascia. Scordi la faccia ma ti resta una sua traccia. Che ne sa di quello che ti lascia. Lui passa, ti scassa, poi scansa e sorpassa. Tu in pancia c'è un'ascia e non basta una fascia. Scordi la faccia ma ti resta una sua traccia. Che ne sa cosa pensi quando sei di schiena. Le mani al muro mentre preghi, ne valga la pena. Pulsa la vena sul suo collo mentre lo ami con lo sguardo di una bimba che viveva ancora in un racconto e trema ogni tuo arto mentre ti auguri un infarto o almeno un salto verso un altro astro. Ma almeno parti un giro d'alcol, distogli lo sguardo e almeno il calco del suo palmo appare un caldo incarto. Intanto l'hai fatto e non sai come
Resta l'odore del sudore sopra il tuo maglione e acerbo in bocca quel sapore come ortica al sole. Lascia le pustole e ti brucia, serve un estintore. Cerchi parole che attenuino il dolore, ma ti chiudi dove sono nascoste le sue prove. Dentro al cuore piove, ora è mattina, sono già le nove. Asciugati, rialzati, ricordo che ne sa di quello che ti lascia. Lui passa, ti scassa, poi scansa e sorpassa. Tu in pancia c'è un'ascia e non basta una fascia. Scordi la faccia ma ti resta una sua traccia. Che ne sa di quello che ti lascia. Lui passa, ti scassa, poi scansa e sorpassa. Tu in pancia c'è un'ascia e non basta una fascia. Scordi la faccia ma ti resta una sua traccia. Che ne sa lo sconforto che si porta. Lui l'ha svuotato, è più leggero, quindi che gli importa? Non c'è un pensiero che lo porta quella sera. Piedi scalzi giù riviera, lei nera uscita più sporca. Scappa intanto, cancellando ogni dettaglio. Resta soltanto il mare e il caldo di quel bagno. Ha perso la purezza, stesa su una straio. Mentre il mondo rideva, un pensiero le mangiava il cranio. Il fango è strano, più ti dimeni, più ci affoghi. Più tenti di scappare, più affondi in mondi di rovi. Su, provi ad urlare, ma la gente non ti sente più. Ti piazza nuda al rogo e dice, eri d'accordo tu. E se potessi, gli mostreresti i mostri che vedesti. Quando il sangue si fermò nei vasi e spense i tuoi lamenti. Quando ti abitò nel petto nulla, tranne che i tormenti. L'incapacità di urlare, come sogni quando ti addormenti. Che sa di quello che ti lascia. Lui passa, ti scassa, poi scansa e sorpassa. Tu in pancia c'è un'ascia e non basta una fascia. Scordi la faccia ma ti resta una sua traccia. Che ne sa di quello che ti lascia. Lui passa, ti scassa, poi scansa e sorpassa. Tu in pancia c'è un'ascia e non basta una fascia. Scordi la faccia ma ti resta una sua traccia. Che ne sa di quello che ti lascia. Lui passa, ti scassa, poi scansa e sorpassa. Tu in pancia c'è un'ascia e non basta una fascia. Scordi la faccia ma ti resta una sua traccia. Di quello che ti lascia. Lui passa, ti scassa, in pancia c'è un'ascia e non basta una fascia. Scordi la faccia ma ti resta una sua traccia. Riprendiamo la nostra chiacchierata e purtroppo monologo, perché il carissimo Ugo, che voi conoscete perché ormai in tutte le tre mie trasmissioni è sempre presente, ponendo domande, spiegazioni interessantissime, essendo pneumologo, medico pneumologo, stasera era veramente, come dicevo prima al nostro mega regista, la ciliegina sulla torta. Purtroppo ha avuto un inconveniente non grave, ma comunque che gli ha impedito di partecipare. Abbiamo parlato finora di inquinamento atmosferico, che tipi di inquinamento, che c'è un inquinamento naturale a cui noi non possiamo far nulla, e i vulcani non possiamo gestirli. Gli incendi potremmo gestirli, ma ci sono degli incendi che sono assolutamente naturali. E poi quello che noi tutti finiremo, la decomposizione di composti organici. Quindi lì, anche lì non possiamo farci nulla. E questi, e poi ci sono quelli antropici, quegli inquinamenti antropici, che proprio è tutta colpa nostra. Non possiamo trovare assolutamente delle scusanti perché non ne abbiamo la possibilità. Le macchine, l'industria, il riscaldamento domestico, come dicevamo, i gas provenienti dalle industrie, parliamo di Taranto per esempio. Potevamo parlare di Taranto perché l'inquinamento dell'Ilva, che crea tumori e cancri, è una fonte di inquinamento. Quindi possiamo vedere nella realtà, toccare, come si suol dire, con mano il male che crea, oltre alla distruzione, il male che crea nell'uomo l'inquinamento. Ma siccome, e qui la mia cattiveria trapela, siccome e girano troppi soldi utilizzando le fonti non rinnovabili e l'uomo in definitiva costa poco, non si fa nulla per poterlo fermare. Adesso
dopo questa bella canzone che ci ha proposto il nostro regista, parliamo di inquinamenti dell'aria. È uno degli aspetti dell'inquinamento, è forse il più micidiale, perché spesso non si vede. Cioè, quando andiamo per strada vediamo il fumo delle auto, sperando che siano catalitiche, o vediamo vicino a una fabbrica le ciminiere che sputano veleno, ma normalmente questa aria mortale passa quasi inosservata. Allora, il primo è, come abbiamo, ci purtroppo non ci andremo a ripetere ogni tanto, sono i trasporti che producono alti livelli di smog. L'inquinamento proviene dalle auto, dipende da che cosa, da come, da che tipo di propellente, si può chiamare propellente, utilizziamo dentro al nostro serbatoio. Sappiamo che ce ne sono di quattro tipi. Allora, abbiamo gli autoveicoli a benzina che producono anidride carbonica e azoto, poi composti dell'azoto. Poi abbiamo gli autoveicoli a metano e GPL che principalmente particolato, idrocarburi, ossidi di azoto e biossidi di zolfo. Questi sono gli inquinanti che producono le nostre macchine, quelle che utilizziamo tutti i giorni, e gli autobus, i tram, se non sono a movimento elettrico. Ritornando al discorso purtroppo così triste dell'inquinamento da smog, e dobbiamo calcolare il livello di inquinamento a seconda il numero di immatricolazione di macchine. I dati relativi del primo trimestre del 2016 dice che c'è stato un aumento di immatricolazione del 21%, con oltre 520.000 autovetture. Rispetto agli anni precedenti. E poi questo lo possiamo constatare guardando le targhe delle macchine. Vediamo il grande incremento di lettere, delle prime due lettere della targa. Adesso mi sembra siamo arrivati, almeno qua a Bologna, perché non so come vengono gestite le immatricolazioni, non ne ho l'idea come vengono gestite la distribuzione delle targhe. Comunque siamo arrivati, ho letto oggi proprio l'FJ, poi le cause di inquinamento non finiscono però qua all'interno delle automobili o dei mezzi di trasporto da strada. Ricordiamoci che come mezzi di trasporto ci sono i sistemi di trasporto terrestre, quindi macchine, camion, ferroviarie, che sono quelle che dovrebbero inquinare di meno, ma vengono utilizzate poco, e lungo, adesso parliamo di noi italiani, comunque lungo il Po, fino a poco tempo fa, si utilizzava per arrivare al mare il Po stesso, ma anche quello è completamente sparito. Cioè, tutta la logistica dei trasporti si è riversata sulle gomme,
quindi sui camion. Ritornando all'inquinamento, altri aspetti è l'utilizzo dei combustibili fossili nella produzione di elettricità che viene utilizzata nelle nostre abitazioni. Sappiamo tutti, anche i ragazzi lo sanno, che cosa sono i combustibili fossili. Sono le foreste che migliaia e migliaia e migliaia di anni fa sono state interrate e un po' alla volta si sono trasformate in carbone. Quindi le miniere fossili in Belgio, in Francia, nel nord Italia ci sono miniere, e queste vengono utilizzate, quindi il carbone, il carbon coc e via discorrendo, per costruire e realizzare l'elettricità, cosa che se noi facessimo, come abbiamo detto precedentemente, col fotovoltaico, saremo in grado di produrre la stessa energia senza inquinamento. Poi c'è l'industria, e qui ci sono i solventi nelle fabbriche, le nebbie acide, i metalli pesanti, le polveri lasciate dalla lavorazione delle macchine, e anche l'agricoltura stessa, che dovrebbe essere il non plus ultra di madre natura, per riuscire a produrre un prodotto vendibile, quindi senza difetti e malattie, tipo pomodori, frutte, verdure, eccetera, c'è un forte uso di agenti inquinanti, e poi la distruzione dei rifiuti. Quindi vedete, man mano noi andiamo avanti nel discorso, l'elenco dei prodotti mortali si allunga sempre di più. Mentre il resto, quello delle fonti naturali, abbiamo detto i vulcani, ma grazie a Dio non si è ripetuto Pompei, e a volte da noi, perlomeno, non parliamo del Giappone, da noi ogni tanto c'è qualche sbuffo, ma niente di più. Fatto un quadro generale, e spero abbastanza esaustivo, cioè abbastanza completo, dell'inquinamento, di cosa produce l'inquinamento, parliamo delle conseguenze. Questa è la parte più interessante, è quella che ci dovrebbe impaurire di più, ma non dico impaurire in senso, come si potrebbe dire, totale, impaurire per poterci spingere in qualche maniera a trovare, e questi G7, G8 o quello che vogliano dei governanti dovrebbero servire questi incontri per trovare delle soluzioni a questo problema. Allora, che dici, Alfredo, se invece parlare di questo argomento lo facciamo dopo il brano? Va bene, volentieri. Ci proponi? Così teniamo un attimino, lasciamo pensare i nostri amici che ci ascoltano. Perché parleremo delle conseguenze dopo, quindi il brano va bene in questo momento. Perfetto, quindi io sempre di Lady Jules manderei Quante notti, quindi sei attinente un po' alla questione, no? Ecco, alla notte bisognerebbe spegnere i termo. Bravo, vedi? Spegnere i termo, perché sono le coperte addosso che ti riscaldano. Sotto le coperte, come ci facevo una volta. Ecco, bravo. Oppure in altro modo. Bene, allora io direi di mandare sto brano di Lady Jules, Quante notti,
e poi dopo Alfredo ci delizierà, la chiacchierata ci delizierà insomma su le conseguenze. Ma mica tanto, l'argomento prossimo non è molto delizioso, lo so, per questo l'ho detto. Bene, andiamo col brano e vediamo se riusciamo a farlo partire. Eccolo qua, perfetto. Quante notti di Lady Jules. Emozioni, nozioni, di sensazioni che non mi mollano, mi cullano di notte in un pensiero mentre tutto dorme. Ieri l'estate era più viva, i tuoi occhi un po' più chiari, un po' più strette le mie forme. Inoltre era diverso quell'approccio con la vita, dentro sabati vissuti al massimo una birra tamponava una ferita. Io sempre schiva ma un sorriso mi ha scaldato, è entrato e non mi hai detto che più non usciva, è viva. Un'altra frase su di un post, sorrido pure piango, non lo so, son felice ma anche triste un po'. Guardo la pioggia e il sole, vorrei si incontrassero e si amassero. Era un arcobaleno, prova di un amore massimo. Ma mi rilasso sotto un frassino, ricordo del ricordo, ti ricorda dentro un attimo. Scatole da scarpe contengono i ritagli custoditi nel percorso della vita in parte. Sono ancora la bambina un po' insicura che si maschera di nero gli occhi e finge che non ha paura. Cerco una cura ma non c'è e non so qual è, soltanto quando dormo cessano tutti i perché. Quante notti stesi là a sorprendere del mondo e del tempo che va. Quante notti stesi là alle stelle assaporando un po' di libertà. Sai, dentro un ricordo ci mettiamo un po' di tutto, un po' di vero, un po' di falso, ma alla fine lo si sgama il trucco. E neanche un sogno è veritiero, poiché è frutto del pensiero, l'uomo tende per davvero a cancellare il brutto. Ma dentro al naso, profumo della sabbia, in giro sempre in banda, col fumo che ci scalda in questa landa. In tasca un sogno, una cartina, con la faccia da cretina, col manubrio che mi sbanda. E tu, 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 batte il cuore, segue il tempo, ascolto, tu il silenzio, scappo e poi mi pento. Non mi sfiorare il mento, senza sentimento, qual è il tuo intento? Non c'è risposta, sei rimasto dentro. E quante notti, in fuga da me stessa, a staccare la testa, puoi uscirne più perplessa, più mesta. Perché un problema in fondo resta, ma a volte basta un po' di sole, va via la tempesta. Basta un po' di sole, va via la tempesta. Grazie a chi c'era dato un po' di luce a questa mia faccia depressa. Quante notti stesi là, tra campagne fuori città, sognavamo un'altra realtà, al sapore di libertà. Riprendiamo l'ultima parte della nostra chiacchierata. Abbiamo parlato di cosa inquina, vediamo le conseguenze. Le conseguenze su chi, su quello che ci sta intorno, cioè l'ambiente, e la nostra salute, che è la cosa che ci interessa di più a questo punto. Indubbiamente più del 50% della popolazione che vive nei grandi centri urbani è esposta a livelli di parte molecolare superiori alla media, questo lo sappiamo. Più il paese poi è grande, la città è grande e c'è congestione di traffico, l'inquinamento è molto più grande. Quindi che cosa, ci sono tre tipologie diverse di inquinamento. Il buco dell'ozono, una volta se ne parlava tanto del buco dell'ozono, poi si vede che si è fatto tanto grande che nessuno lo vede più e se ne tace. L'effetto serra, anche di questo si è parlato, dovuto all'inquinamento, e poi le piogge acide dovute ai gas e ai fumi che escono dalle fabbriche, che a contatto
con le zone più fredde dell'atmosfera ricadono in forma di pioggia. Allora, l'ozono, come dicevo, non se ne parla più, però è un argomento che è un problema che è sempre più grande. È una sostanza importante sia per la Terra che per gli esseri umani, perché crea uno schermo protettivo ai radiazioni ultraviolette. Quando andiamo a fare le cure, ad abbronzarci, noi utilizziamo le radiazioni ultraviolette perché, diciamo, cuociono la pelle. Bisogna avere dei tempi di esposizione ben definiti e avere delle protezioni, specialmente quegli occhialini che ti mettono negli occhi, sugli occhi, perché è una parte più sensibile. Il foro che si è creato nell'atmosfera ha tolto nelle parti alte dell'atmosfera una pellicola, uno strato di atmosfera che serve per proteggerci da queste radiazioni ultraviolette che vengono dal cosmo. Tolto quello, noi ci troviamo immersi, cioè praticamente facciamo una cura, una diabbronzatura permanente, ed sono pericolosissime, perché le radiazioni ultraviolette sono altamente pericolose. Quindi l'inquinamento, addirittura una volta, se ben mi ricordo, Rosario, si diceva che il foro nell'ozono era prodotto dai frigo, dai prodotti che sono stati inseriti, sì, dai gas dei frigo, dei gas refrigeranti, se ben erro, sia nei frigo casalinghi, è logico, nei luoghi di conservazione, ecco, criogenetica, o anche nei frigo ortofrutticoli, nella conservazione delle carni, vengono utilizzati e inquinano e distruggono l'ozono. L'altro è l'effetto serra, che è sempre dovuto all'inquinamento dell'aria. Questo è un fenomeno che è provocato da una miscela di gas presenti nell'atmosfera, definiti appunto gas serra. L'inquinamento dell'uomo potrebbe alterare la presenza di questi gas nell'aria e quindi andare a modificare la successione naturale dei periodi caldi e freddi e della temperatura terrestre. E qua ci siamo proprio. Il problema è attuale. Noi, i vecchi dicono, vedendo che le stagioni non sono più quelle, non si nevica più in inverno, d'estate sempre più caldo, l'autunno praticamente inesistente, la primavera, diciamo, funziona così e così, dicono che qua non si capisce più niente nelle stagioni, e in effetti questo è vero. E tutto questo è dovuto proprio da questa alterazione del clima che si ha dall'inquinamento delle parti alte dell'atmosfera, che sembra che trasformano quasi l'atmosfera in una pellicola di plastica, come che noi per esempio utilizziamo per costruire le serre per la coltivazione delle verdure maggiormente. E quindi il gas serra aumenta, aumentando questo gas si può creare un rapido riscaldamento del clima terrestre, avendo degli effetti catastrofici. E qua parliamo dei ghiacciai, parliamo della corrente del Golfo, ma più che altro dobbiamo parlare dei ghiacciai che si stanno abbondantemente sciogliendo. Vediamo sia nei film catastrofici, come dicevamo prima,
ma possiamo anche vederli in serie documentari. La situazione dei ghiacciai è drammatica. E che cosa porta lo scioglimento dei ghiacciai? All'innalzamento del mare. Quindi prendiamo una città a caso, Los Angeles, che sul mare rischia di essere sommersa, o comunque tutte le zone balneari, logicamente con l'aumento della quantità d'acqua marina, vengono a essere, a secondo della pendenza che hanno, ecco, sommerse per vari chilometri. Non è uno scherzo. Qui parliamo di cose che non sono, ritorniamo a quella parola fantascientifiche, sono notizie di telegiornale, quindi realtà assolutamente reali e presenti nella nostra vita. E poi abbiamo le piogge acide, e anche qua non andiamo a scherzare perché sono pericolosissime. Sono dovute a particelle gassose inquinanti e perché precipitano acidi nell'atmosfera e si possono presentare come la pioggia stessa, in pioggia, neve, nebbia. Logicamente pioggia, neve e nebbia altamente pericolose, perché sono all'interno ci sono gli ossidi di zolfo e gli ossidi d'azoto. La deposizione di queste piogge sul terreno e su tutti gli oggetti che ci sono sul terreno e via discorrendo è a lungo tempo mortale. Come vedi, caro Rosario, non si scappa. Per niente, caro Alfredo, per niente. Quando la natura poi non ne può più, inizia ad arrabbiarsi, non è che ci dia G7, G8, G9 o quello che... Ma quelle sono tutte stupidaggini, quello G7, fanno il G7, Fatter. Che poi non ci sono messi neanche d'accordo con gli americani, con Trump, quindi... Con un Trump che dice che l'inquinamento è una panzana inventata dai cinesi... Proprio dei cinesi, credo che siano messi abbastanza bene. No, la cosa è molto seria e se non si risolve, certo, il risultato, la natura sa aggiustarsi. Come dicevamo prima, se non viene implicato in situazioni extra di inquinamento, se le variabili sono non molto forti, la natura sa mettere a livello la terra. Ma se noi aumentiamo questi livelli di inquinamento, non è più possibile assolutamente riparare la reale pericolosità della terra. E qui si arrabbia, e quando si arrabbia non scherza. Vediamo l'ozono, la serra, le piogge acide, che non sono cose da ridere. Abbiamo come ultimo argomento, si mancano 4 minuti, forse sforeremo un po', i rimedi. Il primo rimedio indubbiamente è quello di ridurre il concentramento degli inquinanti, specialmente nelle zone altamente abitate, nei centri urbani e le zone, quindi ridurre l'inquinamento dell'aria si tratta di rimediare con la circolazione urbana. Qui da molti anni noi facciamo, credendo di riuscire a ridurre le polveri sottili e via discorrendo, le targhe alterne, adesso non se ne parla neanche più tanto di questo. C'è stato un periodo che bisognava, si girava a domeniche alterne o comunque cercando
come a Bologna, ma come penso in tante altre città, limitando il traffico nei centri urbani. Infatti i provvedimenti per quanto riguarda la circolazione, adesso parliamo, targhe alterne, blocchi del traffico, creazione di zone chiuse al traffico, ma sì, possono essere ritenuti dei sistemi, però a volte sono solo dei palliativi che non riescono assolutamente a limitare l'inquinamento. Poi logicamente limitare l'utilizzo di macchine altamente inquinanti a favore di quelle ecologiche. Già il discorso delle auto elettriche è un discorso assodato, non è più così un sogno. In molte città esistono già dei punti di rifornimento elettrico per le macchine e per tutto ciò che va a elettricità, e questo è un buon risultato. Ma la scienza purtroppo ha inventato anche soluzioni estremamente incredibili. Esistono le auto che vanno ad acqua o che vanno con sostanze comunque naturali, tipo mais ed altri, che non sono inquinanti. Ma perché non si vedono in giro? La risposta è molto molto semplice: perché l'industria petrolifera, che logicamente ne trae massimo vantaggio dall'incremento delle automobili in strada, ci perderebbe notevolmente. O esistono anche dei prodotti o dei prodotti che possono permettere l'uso di fare molti 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 chilometri in più. Quindi ciò che va poi contro l'industria viene eliminato bellamente. Bisognerebbe quindi limitare l'uso di autovetture, privilegiando i trasporti pubblici, ma finché io, per attraversare, facciamo Bologna, spendo in autobus 1,50 euro ad andare a lavorare e a tornare indietro, e anche mia moglie per esempio va a fare la spesa in autobus, quindi altri due biglietti, sono 4 biglietti al giorno, sono 4,50 per 4. A questo punto la benzina costa di meno. Altra cosa è guidare ad una velocità moderata. In tutte le città ci sono dei limiti di velocità, intorno ai 40 e 50 chilometri, però non è detto che ci sia un consumo minore di benzina. Adesso tantissime macchine, io vedo con la mia macchinina, che è una modestissima Hyundai 10, ho la possibilità di vedere il consumo di benzina a secondo le velocità che faccio, cioè ti dice quanti litri consuma per 100 chilometri. Ecco, un'altra cosa invece molto 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 importante è controllare il motore periodicamente, controllare lo stato delle gomme. E un'altra cosa che adesso è venuta in uso è quella di guidare con le luci accese anche di giorno. Io mi ricordo che quando uscì questo regolamento, adesso molte macchine, anche la mia, nel momento in cui do l'avvio
si accendono le luci di posizione. Uno studioso, un ingegnere meccanico specializzato in automobili, ha detto che l'utilizzo delle luci anche di giorno porta ad un maggior consumo di benzina, quindi ad un maggior inquinamento. Riciclare i rifiuti, già il discorso dei rifiuti diversificati è importante, ma anche il riciclo, la compostazione dei rifiuti è importante. In America questo è un discorso che già da molti anni è in essere. E un'altra cosa, come avevamo detto prima, non esagerare nel riscaldamento domestico. Riscaldamento, ma anche raffreddamento d'estate, eh? Non tenere, come si fa in certi uffici e in certi posti di lavoro, i condizionatori al massimo, che quando entri da un ambiente caldo, come la strada in luglio, agosto, in un ufficio o in una ipercoppe, eccetera, ti viene il coccolone per lo sbalzo termico. E così anche il discorso del riscaldamento, come abbiamo detto, d'inverno, di tenerlo, di rispettare le date di riscaldamento, ma anche non esagerare nel riscaldamento diurno, tenerlo intorno ai 17-20 gradi, e di notte spegnere il riscaldamento. Sono tutte piccole operazioni, non sono cose trascendentali in cui dobbiamo impiegare giorni e giorni per realizzarle. Sono semplicemente degli accorgimenti salva natura, quindi salva natura, salva ambiente, e risultato è salva uomo, ricordiamoci. E cerchiamo di riuscire ad arrivare a un buon livello di salubrità dell'aria. Danno quasi qui a Bologna, io parlo di Bologna, ma credo comunque sia in tutta Italia, sempre i livelli di inquinamento possono controllare sia via internet, sia molte radio o televisioni lo fanno, controllare l'inquinamento e le polveri sottili o pesanti. Siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata. Certo. Anche se l'ho fatta io, mi ha entusiasmato molto, devo dire, perché perfetto. Come sempre quando ti devi preparare per un programma impari tante cose che non sapevi, ed è molto importante questo. Io, come ho detto, spero di portare qua un caro amico che è un esperto di fotovoltaico, per continuare questo discorso, perché poi è la continuazione logica del discorso. Speriamo, casomai al massimo alla riprese post vacanze. Vi lascio per 2 settimane perché proprio sentite l'inquinamento cosa mi produce. Andrò a fare un po' di terme, respirare un po' di aria buona, e credo che mi sostituisca il caro Ugo. Avrà sempre nuovi argomenti e nuove cose da raccontare. Un caro saluto e alla prossima volta. Bene, un caro saluto a tutti quanti e ciao ciao, alla prossima volta con Don Chisciotte e i mulini a vento. Where'd you be if you had given to protection?